storici, ma fa riferimento anche a documenti di chiese non cristiane e a documenti a scritti di filosofi, quindi la sua destinazione universale è anche, diciamo così, a monte, non solamente a valle. E anche l'argomentare del Papa è un argomentare fondamentalmente razionale, quindi c'è sicuramente una parte, soprattutto il capitolo dedicato alla visione biblica, cioè il secondo e il capitolo sesto, che sono più tematicamente religiosi, teologici e spirituali, ma in una gran parte dell'Encilia fa riferimento a un linguaggio e argomenti che sono condivisibili da tutti. Questa scelta è dovuta al fatto che l'impegno per la casa comune, in quanto casa di tutti, è impegno di tutti. Quindi il Papa dice che non possiamo riflettere a prescindere dal fatto che ci occupiamo di una cosa che riguarda tutti. Potremmo dire, è una faccenda del condominio e non può un solo inquilino ragionare da sé, bisogna ragionare con tutti quanti gli inquilini in assemblea condominiale. E quindi la casa comune obbliga a un discorso che possa interessare, coinvolgere ed essere compreso da tutti. Prima osservazione. Seconda osservazione, non è un documento ambientalista, perché il Papa ambientalista, no, è l'ultimo grande documento di una serie importante di documenti, iniziata con la Rerum Novarum di Papa Leone XIII, già Vescovo di Perugia, Gioacchino Pecci, e che si chiama Dottrina Sociale della Chiesa. Quindi questo documento riguarda non l'ambiente in sé, ma l'ambiente in quanto casa dell'uomo e quindi capace di interagire a vari livelli con l'umanità, con i rapporti sociali, i rapporti economici e quant'altro. Quindi la Encilia guarda l'ambiente non come un'entità isolata, ma come elemento dell'abitare dell'uomo su questo pianeta e quindi elemento che riguarda anche l'umanità. È questo concetto di ecologia integrale che appartiene al documento e che ne fa appunto non un testo ambientalista, ma un testo che riguarda l'uomo e che a buon diritto è l'esito di un cammino che inizia da lontano e che appunto si chiama dottrina sociale della Chiesa. La terza osservazione riguarda l'espressione conversione ecologica, da qualcuno all'interno della Chiesa contestata, perché dice che l'unica conversione è la conversione a Dio. Certo, ovviamente è un termine che viene usato in maniera traslata, ma che però appartiene ad anche altri ambiti. Per esempio si parlava tempo fa della conversione pastorale e nessuno si è stracciato le vesti all'accostamento tra conversione e pastorale, quindi neanche noi ci stracciamo le vesti nell'accostamento tra conversione ed ecologia, anche perché vedremo che davvero la conversione ecologica a cui Papa Francesco chiama soprattutto la Chiesa, perché siamo nel capitolo sesto che riguarda più da vicino i punti cristiani, è una conversione che ha motivazioni non solamente di carattere scientifico o sociale, ma di carattere squisitamente spirituale. E questa è una cosa che è interessante di questa Encilia. E vi chiudo le premesse per dire, prima di entrare proprio nei temi della conversione ecologica, per dire questo, che il Papa intende con questo documento proporre una strategia per affrontare i grandi temi dell'ecologia integrale, quindi dell'ambiente e dell'uomo che lo abita, una strategia che mette insieme diverse forme di pensiero. Cioè lui dice fondamentalmente, guardate, il pensiero scientifico è importante, il pensiero scientifico tecnologico è importante, ma da solo non basta, anzi da solo risulta distruttivo. Questa era già un'intuizione che i padri conciliari avevano espresso nella Gaudium et Spes, constatando che a fronte della crescita di potenza dell'uomo, cioè la sua capacità sempre crescente di manipolare il mondo, a fronte di questa crescita c'era il rischio che non corrispondesse una altrettanto elevata crescita a livello etico. Cioè come se uno desse in mano una Ferrari a un neopatentato. Quindi se il neopatentato non ha le competenze sufficienti per comprendere che cosa, su cosa è seduto e come deve guidarlo, facilmente questo bellissimo strumento tecnologico si trasforma nella sua bara per lui e per gli altri. Allora il Papa dice, guardate che il mondo va alla stessa maniera. Cioè, abbiamo ormai in mano una capacità manipolativa della realtà come nessun'altra epoca conosciuto,
ma proprio perché a questa capacità non è corrisposto un'adeguata riflessione altrettanto potente, potremmo dire, sul fine dell'uomo, sui limiti della tecnica, sul corretto impiego degli strumenti, l'avere tanto potere si sta trasformando in un fattore non di crescita, ma invece di rischio per l'umanità. E lui parla di due rischi fondamentalmente: un'economia che uccide, cioè un'economia che sarebbe l'arte di amministrare la casa, no? Quindi il buon padre di famiglia fa dell'economia quando fa in modo che la sua casa funzioni bene, cioè che tutti abbiano ciò che serve alla loro dignità e alla loro crescita, no? Il buon padre di famiglia. Ecco, quando il buon padre di famiglia non è più capace di assicurare a tutti gli strumenti per il loro sviluppo e la loro crescita, l'economia, da arte del buon amministrare la casa a vantaggio di tutti, diventa un'economia che uccide, cioè che lavora a vantaggio di alcuni e a detrimento di tanti altri. E quindi questo primo, no, esito dell'uomo che, avendo smarrito oppure non avendo il possesso di un'adeguata dimensione etica, crea questo dissesto sul piano delle relazioni sociali, economia che uccide. D'altra parte, dice il Papa, la terra ferita, le ferite alla terra, quindi l'ambiente viene ferito, per cui quella sorgente di risorse e di beni che è la terra, che deve servire per tutti, se la tecnologia non è guidata dall'etica, viene depauperata in maniera sfrenata e spesso irreversibile. E questo davanti agli occhi di tutti. Per cui il Papa dice: guardate, allora è chiaro che il pensiero tecnocratico, cioè scienza e tecnologia insieme, se non ha una guida o se non interagisce con altri tipi di pensiero, diventa per l'umanità distruttivo. E noi siamo in un momento in cui ci rendiamo perfettamente conto di ciò che sta accadendo, cioè della distruttività degli strumenti utilizzati senza un pensiero altro che ne mostri il senso e i limiti. Allora la proposta dell'Encilia è che gli altri sistemi di pensiero, quindi sistemi di pensiero non scientifici e non tecnologici, diano il loro apporto e siano considerati altrettanto essenziali di quelli per consentire all'uomo di governare in maniera intelligente le sue possibili proprie possibilità. E quindi lui parla della poesia, dell'arte, della religione, della spiritualità, della filosofia, cioè di tutti quei pensieri che apparentemente non sono utili per manipolare il mondo, ma che invece risultano indispensabili, altrimenti questa manipolazione diventa distruttiva e dei rapporti sociali e dell'ambiente. E quindi l'Encilia dice: anche il cristianesimo, anche il cattolicesimo ha qualcosa da dire, e ora ve lo dico. Bene? Quindi questo è il tema. Per cui il Papa dice: non è che noi facciamo un'ingerenza in altri campi, no? Quasi che il pensiero della Chiesa vada a porre limiti indebiti alla ricerca scientifica, alle applicazioni tecnologiche. No, non è questo, non è indebito, è proprio necessario, perché questi due sistemi di pensiero lasciati a loro stessi risultano, e la storia recente lo dimostra, risultano distruttivi, cioè non sono capaci di un autogoverno. Non sono capaci di autogoverno. Perché? Perché l'uno, perché da una parte c'è la tendenza a massimizzare il profitto e quindi a trarre l'utile, il maggior utile possibile dalla manipolazione del reale, ma questo porta con sé conseguenze sociali e ambientali devastanti. Dall'altra parte c'è la tendenza a fare tutto ciò che è possibile, cioè la tecnologia dice: questo è possibile, quindi lo facciamo. Spostiamo il confine sempre avanti ciò che è possibile e quindi possiamo farlo. Ma il Papa dice: attenzione, non tutto ciò che è possibile è anche lecito e utile. E non è che l'interesse di alcuni automaticamente porta l'interesse di tutti. Per cui c'è bisogno davvero di una riflessione altra, perché questo campo dell'agire umano diventi finalmente, sia gestito finalmente in maniera efficace. Perché se uno costruisce un treno sempre più veloce, ma che alla fine sbatte su un muro, la velocità del treno è una conquista tecnologica, ma non porta a niente, no? Cioè porta a negare il fine per cui è stato fatto, no? Cioè tutte le cose fatte per aumentare
il bene, il progresso, la felicità, la prosperità dell'uomo, se conducono invece a tensioni e disuguaglianze sociali, come ne coincide, se conducono alla distruzione della terra, praticamente negano lo stesso fine da cui sono stati generati. Allora il pensiero religioso non è un'aggiunta scomoda, ma è invece un elemento necessario al pensiero tecnocratico, perché sia capace l'uomo di governare gli strumenti che sempre più potenti ha nelle mani. Va bene? Quindi questa è la proposta del Papa, il quale tra l'altro dice, non è che questo è l'unico pensiero interessante, parla dell'arte, parla della filosofia, parla anche di altre religioni, cioè dice guardate che l'umanità ha a disposizione un bagaglio di riferimenti culturali da mettere in relazione con il pensiero tecnocratico per riuscire a ricondurre il tutto al fine vero dell'uomo, tra questi c'è anche il pensiero della Chiesa Cattolica. E quindi la riflessione di Papa Francesco non è una riflessione, potremmo dire, meramente ambientalista o sociologica. Sicuramente ci sono categorie di carattere ambientale, lui dice ho usato i migliori risultati della scienza, e tra l'altro è anche interessante che il Papa prende posizione, insomma, sul tema per esempio del cambio climatico, lui dice è vero ci sono pensieri di carattere contrario, ma io penso che questa cosa vada presa in considerazione, quindi è anche piuttosto singolare, anche il Papa esprime un pensiero prendendo posizione su temi controversi, quindi fa una scelta anche di carattere, potremmo dire, scientifico, no? Nello sposare, però accanto a questo invece c'è un pensiero teologico profondo e spirituale profondo, quindi è una riflessione davvero di carattere teologico e spirituale, tant'è vero che l'ispiratore di questo pensiero è dichiaratamente Francesco d'Assisi, il quale, come Papa Francesco ha avuto modo di dire quando venne in Assisi, non è un ambientalista, non è un operatore sociale, ma un uomo di Dio che a partire da questa sua esperienza poi ha uno sguardo diverso sulla società e sull'ambiente. E Papa Francesco intende proporre lo stesso sguardo diverso a partire proprio dall'esperienza di Dio, dalle rivelazioni cristiane, dalla spiritualità francescana, e quindi la sua proposta di pensiero certamente ha degli elementi che fanno riferimento alla scienza, alla tecnologia, all'economia e quant'altro, ma muove fondamentalmente dalla riflessione teologica, quindi dall'esperienza di Dio. Questo è molto importante perché quando la Chiesa parla di questioni pratiche, quindi non si limita a discorrere della Trinità, dell'incarnazione, della salvezza, di queste robe qua, ma va, scende, no? E questo è tipico della teologia della Chiesa, scende sul campo, rischia spesso di essere preso questo tipo di operazioni, un'operazione indebita, no? I preti pensino alle cose della Chiesa, i preti pensino a portare i fedeli in chiesa, no? Ecco, questa espressione intanto ritorna. Don Helder Camara, vescovo di Recife, diceva: quando parlo dell'aiutare i poveri mi dicono che sono un santo, quando parlo del caso della povertà mi dicono che sono un comunista. Ecco, ma invece è la stessa cosa, no? Cioè, le motivazioni che spingono ad occuparsi dell'aiuto concreto ai poveri o della preghiera o della spiritualità sono le medesime che spingono ad occuparsi invece dell'economia e dell'ambiente. E siamo sempre in questo ordine di pensiero. È molto importante cogliere questo. Non è che il Papa, facendo un'engira di questo tipo, ha smesso le vesti dell'uomo di Dio e ha indossato le vesti dello scienziato o peggio dell'uomo di partito. No, è sempre l'uomo di Dio che a partire da una visione e da un'analisi della realtà dà il suo apporto di pensiero religioso a quelle che poi dovranno essere le applicazioni di carattere politico, scientifico, economico, amministrativo, che hanno ovviamente una loro autonomia, ma che si giovano di questo apporto di pensiero. E quindi da dove viene la proposta di conversione ecologica? Viene evidentemente da una visione. Il Papa propone una visione del rapporto uomo-ambiente che postula la necessità di un cambiamento, perché evidentemente rispetto a questa visione siamo andati per strade non compatibili. Questa visione si rifà al pensiero giudaico-cristiano, quindi fondamentalmente alla teologia della creazione e alla teologia della redenzione. La teologia della creazione ci dice che l'uomo è posto
nel giardino, cioè posto nella creazione, per coltivarla e per custodirla. Coltivato vuol dire che è lecito all'uomo trarre dal creato ciò che gli serve. Quindi l'uomo non è un fattore perturbativo dell'ambiente. C'è un ambientalismo che dice: se la razza umana si estinguesse, la terra godrebbe. Questa è. Cioè noi siamo di troppo, non solo siamo troppi, ma siamo di troppo come esseri umani. Se noi scomparissimo, la natura sarebbe tutta contenta. Ecco, il papà non è di questa opinione. L'uomo è posto per coltivare, cioè per avvalersi dei frutti, ma a livello più profondo per completare la creazione, come se la creazione avesse bisogno dell'apporto dell'uomo. E in effetti, se noi riflettiamo, no? Perlomeno nel nostro paese, andiamo in Scarfagnana, più belli questi castagneti, l'ambiente naturale, non è naturale per niente. Il castagno in Scarfagnana non c'era, l'abbiamo portato noi, l'abbiamo innestato noi, l'abbiamo creato noi con la distribuzione degli alberi, cioè è stato l'uomo che ha modificato l'ambiente, ma l'ha fatto evidentemente in maniera tale che sembra una cosa bella, armonica. Cioè nel nostro paese ormai di naturale, inteso come selvaggio, cioè non toccato da mano dell'uomo, non c'è quasi più niente, no? Tutto ciò che noi vediamo, questi bei paesaggi toscani, i bei paesaggi umbri, ecco, queste cose così naturali, non sono naturali per niente. C'è la mano millenaria dell'uomo che ha plasmato il paesaggio, ma evidentemente con un'attenzione all'armonia delle cose, che ha tirato fuori qualcosa che ci sembra non uno svilimento, ma invece un completamento, un miglioramento della creazione. Questa prima idea connessa dal coltivare, che la dice lunga, no? Sulla visione che la tradizione giudaico-cristiana ha del rapporto tra uomo e ambiente. Il secondo verbo è il verbo custodire. Questo verbo è importante perché dice: attenzione, l'uomo non è il padrone del creato, non è padrone, gli è stato affidato e non gli è mai lecito, dice il Papa, far prevalere l'utilità sull'essere. Cioè l'uomo può usare del mondo, ma non deve altro giudicarne l'esistenza. L'essere è più importante dell'essere utile, perché l'essere utile fa riferimento all'uomo, l'essere fa riferimento al creatore. Quindi all'uomo non è lecito usare, ma non è lecito rovinare, è lecito modificare, ma non è lecito distruggere. Quindi il custodire implica questo rapporto di responsabilità rispetto al creato, e il coltivare e il custodire vanno di pari passo. Non esiste un uomo che sia solo coltivatore senza essere responsabile, cioè che guardi alla realtà solamente per proprio profitto senza custodirla, ma evidentemente non esiste neanche un uomo che si limiti a preservare la realtà e non ne tragga i frutti per la sua esistenza e il suo sviluppo. L'altra idea invece è collegata sempre alla Genesi, ma poi al Nuovo Testamento, che è l'idea di redenzione, perché al capitolo 3 si vede che il peccato dell'uomo pregiudica il rapporto armonico tra uomo e ambiente. Quando dice, no, la terra produrrà frutti, rovi, e tu coltiverai col sudore della fronte, ecco, quell'attività che era prima un'attività, potremmo dire, felice e armonica dell'uomo nel giardino, diventa invece un'attività esposta alle conseguenze del peccato, per cui l'economia che uccide, i guasti ambientali e tutto ciò che l'uomo di peggio ha fatto nel suo rapporto con l'ambiente, alla fine rimontano alla realtà del peccato, cioè il fatto che l'uomo non ha più un cuore, cioè un'intenzione pura, retta, capace di applicare questi due verbi con correttezza, coltivare e custodire. Allora l'uomo che ha peccato, quindi che ha perduto l'armonia tra sé dentro di sé con i fratelli e con Dio, cioè la conseguenza del peccato di Genesi 3, diventa anche un cattivo coltivatore, un cattivo custode del creato e dei fratelli. E allora c'è bisogno della redenzione, cioè l'uomo ha bisogno di essere restituito da un evento salvifico, e questo evento salvifico è Cristo, di essere restituito alla sua capacità di abitare questa terra secondo le indicazioni del creatore, ma la salvezza, dice San Paolo, è come una caduta, per cui c'è un di più e viene rivelato nella redenzione che la creazione è destinata anche se l'eternità, Romani 8 e quant'altro, non mi fermo. Allora, questa visione, dice il Papa, è preziosa all'uomo di oggi perché evidentemente lo induce a uno sguardo diverso verso la realtà, uno sguardo capace di stare nel mondo, usando del mondo, ma non rovinando né il mondo
nei rapporti con le persone, riuscirà di essere un coltivatore, un custode saggio ed equilibrato del mondo, e evidentemente sfruttando le tecnologie per migliorare ulteriormente la realtà e la situazione dell'uomo senza, e per custodire in maniera più efficace quello che gli è stato affidato. Ecco, da qui viene l'idea di conversione ecologica. Cioè, la conversione ecologica che cos'è? È ciò che accade con l'accoglienza della redenzione. Quindi se l'uomo, cattivo custode, cattivo coltivatore, si lascia redimere e quindi si converte, conversione in termine, è un termine latino, ma il termine sottostante, il termine greco di metanoia, significa cambiamento di mentalità. Quindi se l'uomo si lascia cambiare la testa da Dio, quindi si converte, allora tutto questo si esprime attraverso alcuni cambiamenti. E qui veniamo al tema della conversione ecologica, che ha sostanzialmente sei dimensioni. La conversione ecologica si sostanzia in sei dimensioni. Prima dimensione è uscire dal paradigma consumista, questo paradigma che dice più hai più sei. Quindi il consumo non è più legato alla sussistenza, cioè non è solamente la risposta a bisogni, no? Ho fame, mangio una mela. Questo è il consumo, potremmo dire, ragionevole, no? Ma no, il consumo ormai risponde a bisogni indotti che riguardano ormai non solamente le necessità primarie, ma riguardano la concezione di sé. Quindi noi consumiamo ormai non più perché ci servono le cose, compriamo le cose non più perché ci servono, ma perché leghiamo all'acquisto la nostra identità. Quindi consumiamo per essere. Questo è il paradigma consumista, no? Tu hai le cose non perché ti servono, ma perché queste cose ti fanno essere. Tipo gli armadi delle donne, no? Cioè, per dire, adesso, no? Oppure le automobili degli uomini, no? Sono cose che compriamo perché ci servono, perché ci fanno essere. Ci fanno essere. Questo paradigma è distruttivo, perché evidentemente ci spinge a consumare più cose di quante ce ne servono. C'è un giorno che si chiama il giorno, c'è un nome inglese, cioè che segna il giorno in cui noi abbiamo finito di consumare le risorse dell'anno e consumiamo a intaccare quelle future. C'è un nome inglese, non mi ricordo mai. Questo giorno si sta sempre più anticipando, ora è arrivato a luglio, mi pare. Sì. È arrivato a luglio, cioè vuol dire che noi, come se un padre di famiglia, consumasse lo stipendio entro luglio e poi da luglio in poi fai debiti. Non è che noi ci sposerebbe un uomo così, o chi affiderebbe la sua azienda a un uomo così, no? Ecco, l'umanità è questo, l'umanità sta consumando sempre più rapidamente. Perché lo fa? Non solo per soddisfare i bisogni primari, i quali sicuramente sono in crescita, ma non tanto quanto i bisogni secondari, no? Cioè, quei bisogni di avere cose legati non alla possibilità di vivere bene, ma alla possibilità di legare, no, il proprio senso al consumo. Quindi dice, bisogna uscire da questo modo di guardare le cose non sono date per usarle, sono date a tutti tra l'altro, e dovremmo fare in modo che quando compriamo una cosa perché ci serve, è perché ci serve. Poi dopo tenterò di fare un'applicazione anche al festival. Seconda cosa, lui dice, dobbiamo imparare a comprare, imparare a comperare. Qui richiama la teoria di Becchetti, no? Il voto del portafoglio. Quando noi compriamo, oggi possiamo scegliere tra un'infinità di possibilità. E normalmente i criteri in base ai quali noi compriamo sono quelli appunto della moda, o del prezzo, o del fascino del momento. No, dobbiamo invece imparare a comprare guardando le cose importanti, guardando se un prodotto è fatto rispetto dell'ambiente, se è fatto rispetto dei diritti dell'uomo, del lavoratore, da quanto lontano viene, quel tipo di imballo ha. Cioè, noi dare, quando compriamo, dar valore a ciò che veramente è un valore, cioè a ciò che veramente è prodotto, guardando, coltivare e custodire in maniera saggia. Terza cosa, uscire dall'individualismo, dagli stili di vita individualisti, cioè in cui ognuno fondamentalmente pensa per sé e smarrisce la responsabilità verso ciò che è comune. Tipico gesto di buttare dal finestrino della macchina una cosa, no? Io pulisco il mio spazio e inquino lo spazio di tutti, perché quello che è mio mi interessa, quello che è di tutti non mi interessa. Io ho
avuto un'esperienza da giovane prete in un quartiere di Napoli, Caivano, dove siamo stati, no? Caivano, accompagniamo un detenuto in famiglia, in questo quartiere, fuori Beirut, no? Macerie, dentro le case, pulito, ordinato, no? È chiaro. Il mio spazio individuale è perfetto, da fuori porta di casa, dalle scale di casa all'esterno, quello che succede, siccome non è mio, non mi interessa. E questo dice un atteggiamento individualista che riguarda tanti aspetti della nostra vita, la cura dell'ambiente, rapporti con le persone, rapporti affettivi, la natalità, cioè poi è immenso il tema, però dice la conversione ecologica vuol dire devo uscire dalla visione individualista della vita e tornare ad avere una visione comunitaria dell'esistenza. Poi parla di educazione all'impegno ecologico, cioè a passare, no, a un atteggiamento di tutela attiva dell'ambiente, di tutela attiva, cioè questa custodia che, del creato che viene spesso dimenticata a favore della coltivazione, bisogna di un riequilibrio, no? L'uomo coltivatore deve ritornare a essere uomo custode, quindi bisogna riequilibrare questi aspetti, l'uomo è stato troppo coltivatore, troppo interessato a sfruttare le risorse della terra, deve invece riequilibrare questo atteggiamento con l'interesse anche a custodire. Ci sono dei segnali anche interessanti ultimamente di questo sussulto di responsabilità e di impegno attivo per l'ambiente, però c'è ovviamente ancora molta strada da fare. Parla anche di austerità, l'austerità. Noi ci ricordiamo tutti il 73, l'austerity, no? Quando la domenica non si andava via in macchina, si andava a piedi, in bicicletta, l'austerity. Però lui dice, rivalutiamo l'austerità, cioè il fatto che l'approccio col mondo deve essere sobrio. Francesco con la scelta di povertà non ha fatto una scelta pauperista, cioè di scegliere la povertà in quanto tale, ma ha mandato un messaggio alla sua civiltà, la civiltà dell'inizio dei grandi commerci, della crescita economica importante dei comuni, il babbo stesso era un commerciante, quindi il Medioevo stava uscendo dall'economia di sussistenza ed entrava nell'economia, potremmo dire, preindustriale, di commercializzazione, dove usciva fuori una nuova classe sociale fondata sul denaro, eccetera. Ecco, la scelta della povertà di Francesco, che è stata una delle sue scelte cui ha tenuto di più, è una scelta, diremmo, di profezia, no? Dice guardate che questo modo di approcciarsi al reale, che dimentica, no? Che dimentica l'austerità, no? che va tanto oltre la sussistenza per appoggiarsi al tanto superfluo, non è sana, non è sana. Quindi tornare ad essere austeri è un sintomo di questa conversione ecologica, l'austerità. E poi alla fine parla di spiritualità, interessantissimo questa spiritualità ecologica, perché dice, come San Francesco, guardiamo al creato, quindi al fratello e all'ambiente, a partire da una fondamentale intuizione di valore e in fin dei conti anche di spessore teologico che ci viene dalla rivelazione, no? È molto bello quando lui parla della liturgia come di quell'attività che ci insegna che le cose, oltre la loro natura, la loro datità, hanno anche l'aspetto simbolico, no? La luce del cielo pasquale, l'acqua del battesimo, il pane e il vino dell'Eucaristia, cioè questo spessore simbolico ci aiuta a guardare la realtà non solamente come una serie di oggetti materiali di cui servirci, ma come qualcosa che rimanda in qualche maniera al mistero di Dio, senza essere panteisti, ovviamente, perché la creazione è una cosa, come l'uomo, cioè è un dato, non è uno spessore divino, come pensavano i pagani, però ha un rimando spirituale, e d'altro della visione di Romani 8, quando la creazione stessa tende di essere partecipe della gloria di Dio, ci aiuta a questo sguardo sulle creature, sull'uomo, sui fratelli, sull'ambiente, che è uno sguardo spirituale, non solamente uno sguardo materiale o peggio materialista. Ecco, quindi la conversione ecologica, questi sei atteggiamenti, no, che riguardano ovviamente in primo luogo gli stili di vita e che poi diventano anche atteggiamenti di livello superiore, sono un apporto, una conseguenza
della visione che Papa Francesco propone alla nostra società e che viene dalla teologia ebraico-cristiana. L'ultima cosa riguardo il festival, ecco, come si può tradurre questo nell'organizzazione del festival? Questo ve lo dico a partire da una piccola esperienza, perché io nel 2007 ho organizzato l'incontro dei giovani italiani e l'ho retto con Paolo Benedetto, 1-2 settembre 2007, e quell'anno lì era il secondo anno in cui si celebrava la giornata mondiale del creato, 1 settembre, no? Si celebra tutti gli anni, e quindi la coincidenza tra questa giornata e l'evento ci indusse a considerare l'aspetto ambientale come fondamentale nella logistica di tutto quanto il discorso, no? E quindi ci fu tutta una serie di scelte che 12 anni fa erano abbastanza profetiche, per esempio la raccolta differenziata con i sacchetti dati a ciascun ragazzo, ogni ragazzo aveva nel suo kit il sacchetto per lui, il sacchetto per la carta, e c'erano nell'area con gli stessi colori, perché venivamo da Tor Vergata 2000, no? Quelle tonnellate di